Avanti un altro. Ecco che fine ha fatto l'alieno. Ad avanti un altro. Sono sempre tanti i personaggi del minimondo. Questo minimondo è rappresentato da alcuni personaggi divertenti, che di tanto in tanto intervengono per fare domande ai concorrenti. Leonardo Tricarico ha interpretato per lungo tempo l'alieno, che con il suo strano di modo di leggere e di parlare ha divertito, per molti anni, i telespettatori. Improvvisamente poi l'alieno ha smesso di fare parte del minimondo e si è allontanato dalla trasmissione. Nonostante piacesse molto al pubblico, di lui non si è più parlato. Le tante persone che lo seguivano sui social hanno smesso di avere notizie di lui. Infatti non ha pubblicato più niente e non si è più fatto vivo, cosa che ha fatto preoccupare molto i numerosi fan dell'alieno. Non si sa molto di Tricarico, ma di certo non è successo niente di grave che possa averlo portato ad allontanarsi dal suo personaggio. L'ipotesi che sembra essere più probabile è che la produzione di Avanti un altro abbia deciso di rinnovare il cast, inserendo nuovi volti ed eliminando quindi quelli degli anni passati. Nulla contro l'alieno, quindi, ma sono stati tolti anche altri personaggi più o meno noti, come quello dello scienziato o del malato. Allo stesso tempo è possibile che Leonardo Tricarico sia sparito dai social, perché intenzionato ad allontanarsi dalla televisione e dalla popolarità che il personaggio gli aveva dato. Leonardo Tricarico ha vestito i panni dell'alieno per molti anni, conquistando la simpatia dei telespettatori. Non tutti sanno che però Tricarico è un vero e proprio attore. Nato nel 1952, Leonardo Tricarico è originario di Palo del Colle, in provincia di Bari. Prima di diventare uno dei volti più amati di Avanti un altro, Tricarico è stato falegname per tantissimi anni e poi si è occupato saltuariamente di fare anche l'attore. La vera svolta per lui è stata nel 2010, quando l'attore ha preso parte a Ciao Darwin nella squadra dei Lussuriosi. Successivamente Paolo Bonolis ha notato il potenziale di Tricarico ed il modo in cui il pubblico lo ha apprezzato. Per questo motivo gli ha chiesto di prendere parte al Minimondo, che nel corso del tempo ha cambiato nome in Salottino. Da qui è nata l'esperienza lavorativa che ha permesso a Tricarico di diventare popolare e sembra proprio che il pubblico non l'abbia mai dimenticato. Voi che cosa ne pensate? Vi ricordate di Leonardo Tricarico e dell'alieno e secondo voi, che cosa è successo realmente? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.